Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, prendendo l'occasione di questo primo giorno dove sta piovendo, fa comunque caldo, ma ho qualche grado in meno, perché a Livorno si è toccate 40 gradi, di cui 32 in casa ed era impossibile fare video, a meno di tenere il ventilatore acceso e sentire un baccano assurdo, sarebbe venuto un po'... un video, insomma, abbastanza, diciamo, non bello. Vi presento 1997 Fuga da New York a cura di Pendragon, gioco di Pendragon, che ringrazio immensamente e di cuore per questa copia fornita. Ovviamente penso non ci sia bisogno di fare presentazioni sul personaggio di Jena Plinskin, nella versione originale Snake Plinskin, reso anche famoso in capolavori in videogiochi come ad esempio Metal Gear Solid, un personaggio iconico interpretato dal grandissimo Kurt Russell sotto all'allora regia di John Carpenter, che per me è il più grande, uno dei più grandi registi di tutti i tempi, ma sicuramente il più grande nel genere horror, che a me piace veramente da morire. E si parla di un gioco da tavolo che riproduce fedelmente il film che va a trattare in questa versione, appunto, di un gioco cooperativo al 90%. E vi spiego perché dopo la sigla. ...1997 Fuga da New York è stato un capolavoro di film degli anni 80, dove un abbastanza giovane e comunque bello prestante Kurt Russell interpretò un personaggio scritto da John Carpenter, che poi successivamente è diventata un'icona, perché era un personaggio senza paura, l'antieroe per eccellenza, però buttato per forza di cose a fare una missione per il governo, per liberare il presidente, per portare in salvo il presidente degli Stati Uniti con il suo discorso, con tutto, però fondamentalmente una persona a cui del presidente, del discorso e del futuro degli Stati Uniti non interessava assolutamente niente in questo 97 apocalittico, in questa ambientazione appunto di John Carpenter, dove si va a richiamare un mondo praticamente sull'orlo della guerra. E questo Fuga da New York, appunto, come detto poc'anzi, gioco di Pendragon, è un gioco cooperativo al 90%. Perché? Poi ora vi darò al solito un piccolo sunto sulle meccaniche, vi farò anche vedere un po' componenti e tutto. Perché cooperativo al 90%? Perché è un gioco cooperativo. Quindi non ci si fa la guerra fra di noi. Grazie, Mordred. È cresciuto il secondo Maine Coon che abbiamo preso, fratello di Morrigan, ed ecco questa bestia di 9 kg. Cioè, questo non è un gatto, ma è un cavallo travestito da gatto per carnevale e pesa 9 kg. È immenso. Si intravedrà un pochino il gatto che non si vuole più togliere. Comunque, perché è un gioco cooperativo al 90%? Perché qui non è che si vince o si perde. Qui si può vincere come squadra, ma anche singolarmente. Si può vincere come squadra portando il presidente fuori dal ponte minato, se vi ricordate come nel film, fino alla salvezza, e si può addirittura, panza all'aria, guarda come si è messo questo coso, si può addirittura vincere la partita anche singolarmente, andando a compiere i propri obiettivi per poi prendere il Gulfire, ad esempio, sul World Trade Center, oppure prendere un'imbarcazione per scappare. Quindi si può vincere o tutti insieme o da solo, ma non ci si può mettere i bastoni fra le ruote, ecco, quello no. Non c'è una modalità che preveda del PvP o uno scozzo fra player. C'è la mappa della città di New York, che ora tutta quanta l'isola di Manhattan soprattutto è diventata un carcere penitenziario di massima sicurezza, come avete visto nel film, tutto recintato dalle mura e con dei ponti minati che nessuno saprebbe passare, almeno di avere il progetto che, se vi ricordate, aveva in mente nel film. La mappa di gioco all'inizio va imbastita di tutto l'occorrente, ci vanno messe sopra delle zone da andare a scoprire, zone di grande importanza, come addirittura il covo del Duca, dove una volta trovato il covo del Duca di New York, all'interno ci sarà la figura del presidente che dovremo salvare, si troverà sempre lì. La valigetta, il discorso, il nastro potrebbero essere da altre parti, ma il presidente sarà sempre lì. E poi ogni volta che andremo a visitare una location non ancora scoperta sulla mappa, andrà presa una tessera, che sia della mappa di New York o di Central Park, e andranno messe nella nuova location. Quindi questo dà anche un senso di scoperta, e ogni volta una mappa
più o meno differente, ecco, una partita dopo l'altra. Abbiamo le carte azione, ogni personaggio ha le sue abilità e peculiarità e alla fin fine il proprio mazzo, ad esempio Menti ha le sue carte, Tassista ha le sue, Jaina Pliskin ha le sue e Maggie, mi sembra si chiamava l'altra, non mi ricordo, comunque la squinzia di Mente data dal Duca di New York. E quindi abbiamo questo mazzo di carte. Questo mazzo di carte sono sia le azioni che possiamo fare che la possanza, quindi i punti ferita. Quando vorremo fare un'azione dovremo giocare fino a due carte per ogni personaggio, quindi ciascuno di noi può giocarne due, e quando verremo feriti dagli scagnozzi durante i combattimenti perderemo carte che finiranno nella pila degli scarti. Quindi in questo gioco più che morire, perché morire vero e proprio diciamo non si può, però più che morire rimani con zero carte in mano. E quindi quando non hai più carte in mano, l'unica cosa che puoi fare è giocare una carta timer. Se vi ricordate il timer che aveva al polso Jaina Pliskin che gli scioglieva le capsule all'interno del corpo e lo uccideva. Quando giriamo queste carte, se ne gira una del timer, si ripescano tutte le carte fino ad avere una mano completa, ma succede qualcosa dietro la carta timer. Quindi si va avanti con la giocata e quando l'ultima carta timer viene pescata, il timer è arrivato a zero, Jaina Pliskin è morto e la partita è persa. Perché ovviamente Jaina Pliskin è un personaggio che si deve salvare portando fuori il presidente, o comunque il timer è per tutti. E queste carte ci sono azioni di attacco e azioni di movimento. Azioni d'attacco ovviamente per smaltire i nemici sul campo di battaglia, azioni di movimento per spostarsi sulle varie zone. Più carte di azione speciali per quando passeremo di livello. Nel gioco ci sono dei segnalini che vanno a rappresentare i nemici e degli stendi di cartoncino che rappresentano i quattro protagonisti. In questa scatola base ci sono tutte quante le espansioni che potete trovare direttamente sul sito della Pendragon che vi lascio anche in descrizione e avrete proprio le miniature in 3D. Tra l'altro è una bellissima fattura, belle anche da dipingere, quindi se volete le miniature stampate in 3D in plastica, dovete comprare un'espansione, nel gioco di base non ci sono. C'è una parte che ricorda molto da vicino, anzi due parti che ricordano molto da vicino un gioco come Zombicide come meccanica, perché nel gioco c'è un misuratore del rumore. Ogni azione che faremo, che sia muoversi, combattere e cose del genere, faranno del rumore, quindi sulla carta che avremo utilizzato ci sarà un simbolo di rumore, 3, 4, 2, 1, cose del genere. Quando arriviamo a tot rumore ed è successivamente dopo la fase del giocatore corrente, perché c'è giocatore New York e così via, c'è la fase di New York, la fase dei mostri, degli NPC, dei nemici che ci verranno ad attaccare, quando andremo a pescare una carta di New York ci sarà un rumore. Se il rumore corrisponde a quello che abbiamo in gioco, che ne so, il rumore attuale in gioco è 5 e questa carta costa 4, è abbastanza per scalare a 1 e rivelare la carta. Che magari potrebbe far muovere dei nemici, potrebbe far entrare qualche evento in gioco, cose del genere. Quindi, vi ricordate la scena famosa quando viene fatto tanto rumore, che arrivano quelli con le mazze ferrate che pestano sui tombini per strada, i tombini si aprono e iniziano a uscire tutte le bande di pazzi di New York. Ecco, il senso è quello. Bisogna comunque stare attenti al rumore, per quello dicevo che ricorda Zombicide, che il rumore attira gli zombie, perché comunque avere un livello alto di rumore vuol dire che quando toccherà alla fase di New York, molto probabilmente al 99,9% capiterà qualcosa. In conclusione, una scatola ricca di contenuti, un gioco sicuramente molto interessante. Mi è piaciuto molto l'idea. Allora, non è come Nemesis un ibrido, perché Nemesis non è un cooperativo, ognuno gioca per conto suo, poi ogni tanto ci diamo una mano, ma per sopravvivere. Qui no, questo è veramente un gioco cooperativo. Però c'è l'alternativa di vincere per conto tuo. Se vuoi, non cambia niente, vincere per conto tuo di squadra, tanto non la devi tirare in tasca al prossimo. No, no, questa meccanica non c'è. Però comunque se vedi che la missione va troppo per le lunghe, non si è trovato il nastro, il presidente ce l'ha uno, ma i piani del ponte non sono stati trovati, magari te sei arrivato a livello 3, hai completato le tue missioni personali, che sono 1 o 2, e hai trovato un'imbarcazione a motore, quindi puoi scappare direttamente tramite il mare da New York. E non è una cosa sbagliata, però non è che porti te ne scappi facendo morire l'altra squadra che visto che te ti sei salvato loro muoiono. No, il gioco è un cooperativo, però se vedi che la situazione va troppo per le lunghe ti puoi salvare anche da solo. Meccanica un po' strana, perché fondamentalmente hai vinto, però cioè non è il bello di fare il film, di arrivare sul ponte, passare il campo minato e tutto quanto. Quindi, boh, io almeno personalmente non mi piacerebbe dire ho vinto la partita in questa maniera, però è una meccanica che secondo me dà un po' di brio alla partita.
Ora ovviamente vi lascio con i consigli per gli acquisti. Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo che come sempre il suddetto gioco o tutti gli altri trattati su questo canale potete ordinarlo dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Semola, di cui troverete sempre in tutti i video, primo link in descrizione e in sovraimpressione. Al miglior prezzo sul mercato e se andate sul sito e un prodotto che ho trattato sul canale lo trovate, ma le copie sono finite oppure non è più disponibile. Mandate una mail al supporto tramite il sito e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola farà il possibile per ordinarvi un gioco se non ne ha più copie oppure giochi fuori catalogo, sempre al miglior prezzo disponibile. E ricordatevi di usare sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Per spese superiori ai 79 euro, corriere gratuito in tutta Europa. Quindi anche se abitate all'estero o sulle isole, Gioco Libreria Semola in 48 ore vi consegna. Mi raccomando, non vi fermate. Se andate sul sito e il prodotto non lo trovate o è finito, scrivete al supporto per chi ve lo ordina comunque. Gioco Libreria Semola si attesta sempre come il miglior servizio assolutamente dove acquistare giochi da tavolo, giochi di ruolo, wargame, pitture e molto altro. Ciao a tutti, io ringrazio di cuore Pendragon per avermi fornito questa copia per la recensione. Ragazzi, un gioco interessantissimo, molto bello, divertente da portare a tutti gli amanti dell'ambientazione, ma per farlo provare praticamente a chiunque. E sono contentissimo perché Pendragon sta sviluppando tutti questi board game a tema John Carpenter. Se vi ricordate, ha già fatto la cosa che ho qui dietro. E questo, e io non vedo l'ora, non vedo l'ora, impazzisco che ne facciano uno loro per Halloween. E a questo punto, citando i capolavori di John Carpenter, Fuga da New York, fatto. La cosa, fatto. Cosa manca? Altri due capolavori. Grosso guai a Chinatown, lo dovranno fare sicuramente per il prossimo, per forza. E un altro dovranno fare appunto quello che ho citato poc'anzi, Halloween. Quindi, fatti questi giochi. Ciao, bellissimi, li voglio assolutamente tutti completi con tutte le espansioni e le miniature. E per me è un gioco assolutamente passato a pieni voti e fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Ciao, alla prossima!